In questo episodio di Eat Fox Grills possiamo notare. Come un Tiki Eat tiki Fox tiki! vuole esplorare il mondo degli insetti. Ovvio, non so che cosa, comunque questa nuova serie con Hit Fox. Cosa hai detto? Cosa ha detto? Ok. Comunque, hey gente, qui Fox di questo nuovo video di Matteo Fire. Un cop op. Allora, questa è una nuova serie che si chiamerà Insetcraft e lo diciamo subito, sarà un episodio a testa, uscirà il martedì sul mio canale e il sabato sul suo canale. Quindi, siccome è una serie tipo con gli insetti che ci attaccano. E tu sei il primo insetto? No, se tu sei il primo. Devo scappare. Sei una volpe, sei un flagello dell'umanità. Bello, bello, bello. Pisello di Hit Fox. Non è vero, non ce l'ha. C'è una spirale. Comunque, ok, allora. Iniziamo questo video andando a prendere il legno. Perché il legno è una cosa molto fondamentale. E lì il legno non c'è. Perché ci ha ucciso una tarantola prima e abbiamo iniziato il video. Comunque, dove sei, zio bro? Sono qui sotto. Dove c'ha. Ah, ma io ce l'ho il legno. Perché ho preso. Cioè, il vegno. Ho il vegno. Ma quello non ci ha visto, vero? No, occhio allo scorpione che lo vedo un pochino molto arrapato, eh. Ci potrebbe fare il no, culo. No, no, ho paura di quello scorpione. Ma ce l'ho io tutto legno, che cazzo fai? Che se ne frega, vabbè, prendiamolo. Facciamo un po' di spade in... Tuo legno è sporco. Perché è sporco? È sporco. Vieni. Ok, perfetto. Facciamo le spade. Che brutto sto legno, cioè ti è verde, che cazzo. Non è verde, è legno di legno. Se si è legno. No! Mica, mi tocca pure pippa il video, mortacci tua. Non so queste cose razziste sul mio canale. Vabbè, i miei sono abituati. Mamma mia. Tutte le chili insultate. I ready for the gap of my motherfucker. La spada in legno dici che lo ammazza una tarantola? No, no, non ci ha visto, ci ha visto! No, no, scappa! Io. No, devi scappare, guarda se muore, no. Guarda che muore. Mica guarda che 4. Muore. Vai, attaccata la prima tarantola. Roba mia. Che cos'è? Usage. Se li cuciamo ci dai i crispy tarantola pow. Ok, abbiamo trovato il primo materiale di ciba. Perfetto. Ok. Quindi, ricapitolando, perché sicuramente ci sarà gente che non l'ha capito. Il martedì lui metterà il video dell'Insectcraft. Lui, cos'è? Tu metti i dispari e i pari. Perfetto. Io i dispari e tu i pari. Quindi, questo sabato, passate sul mio canale e vedete episodio 2. Ah, fermi poi tutti, se volete che questa cosa che si chiama, che cos'è? Cosa stai dicendo? Che cos'è? Due, cosa stai facendo? Cosa sta? Petrified Wood è un pisello di un giapponese. Guarda. Dov'è il pisello giapponese? Aspetta, andiamo un po' di Sage. Possiamo fare Petrified Wood Planks, che non serve un cazzo, tieni due, raga. If you know what allora, I mean. Quindi, se voi volete che questa serie va avanti, vi invito di nuovo a lasciare un mi piace a questo video, perché se voi lasciate un mi piace a questo video la serie andrà avanti, altrimenti la serie esploderà insieme agli insetti. E a Hit Fox, che e sarà... Fox. Sarà castigato. No! C'è scorpione. Dov'è lo scorpione? No, ma perché mi ha preso? Figlia di troia, che cazzo fa? No, m'ha preso! M'ha ma preso! Ma prende tipo preso. L'ho ucciso! Madonna ragazzi! Mamma mia, l'ho ucciso. Torna qua. Madonna ragazzi. Mamma mia, torna qua. Tu sei preso la mia ex sporca. Sì, tutta sporca. Conquistata. Vieni qua. Conquistata. No, ma c'è manco mezza barra di ex. Infatti. Allora, ci sono diversi biomi. Allora, di là c'è la giungla. Però la giungla è un po' un casino perché è pieno di insetti strani. Tieni. Sto dicendo, è pieno di insetti strani la giungla. Al deserto ci sono degli insetti tipo i scorpioni e le tarantole. Mentre nella giungla, che è dall'altra parte, si vede lì in alto a destra della minimappa, ci stanno cose tipo delle cavallette che hanno 100 di vita. E quindi vogliamo un pochino più piacerci. Ma guarda, cioè, guarda questo insetto qua, è tenerosissimo. Mi chiamo da ammazza, guarda, no, poi ti mangia. No, non è bello, bello. Sembra tipo Heracross. Che cazzo c'entra? Oggi c'era tipo un cartone di scarafaggi, tipo... Scarafaggi, quello lì. No, quello lì. Tipo sì. Un anime era, oddio. Come si chiamava?
C'avevo pure le carte, che erano tutti scarafaggi. Ah, quindi, ho capito. Quello con i giganti. Vaffanculo, non ti gioco più con te. Mamma mia. Ah, cuociamo le tarantola pav. Ecco, tu magna tutto, io vado a uccidere, vado in esplorazione. Vieni qua. No, si possono fare le spade tipo con il... con il... Abbiamo coso? Anche la Morsword. Ah, è vero, c'è anche la Morsword. Ho preso lo sburricchio di scarafaggio. Ah, e... no! Guarda gli usi. Cos'è? Firo, fiammifero Firo, aiutami, mezzo cuore. Vuoi pegheca, dove sei? Dove sei? Sono dietro di te. No, c'è un ragno verde lì, guarda, è strano. È quello che mi ha fatto male. No, 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 ci attacca la vespa assassina. No, via, no, che fai, cazzo è? Ma ha tolto un botto di vita, ma tolto... No, Dio, Dio, merda, no. Allora, qui ho cotto tipo il crispy McBacon menù. Dai, cotto e mangiato. Tieni, vuoi un frullato è meglio, tieni. Mangia, oh, degusta anche tu. Una zampa di tarantolo. Vabbè, buona. Buona, non male. Merda. Quella vespa là? Dici? Cattiva, dobbiamo ucciderla. Non lo so. La vespa non la tocco. Però ho un piccone di roccia, aspetta, vediamo un po' se riusciamo a farci qualcosa di... Ah, comunque, raga, dovete consigliarci tipo tutto. Tutto, tutto. Non sappiamo un cazzo. Sì. Ah, poi altre cose da conciliarci, delle mod che possono stare bene insieme a questa. Esatto, incriccando tutto insieme. Che cos'è? Che bello, la lucciola. Ma l'ammazza. Che bello. Ci ha visto. No, no, la vespa no. No, dai, no. Non puoi ogni volta fare la vespa. Merda. No, lucciola, ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra. No, no. Lucciola, difendici. No, no, di qua. Oddio, no, esci da lì. Esci da Capitani qui, Fox. Capitani Fox. Tutti. Esci perché da lì. La luce esci là? Ci ha dato questo. Che cosa ha dato? Ha ucciso tutti, perché scappi, bro? Oh. Ah, ok, perfetto. Guarda questo. Dammi. Non so che cazzo serve, però è figo. È figo. È una fetta di limone. Magnatela, è buono. Possiamo fare con il vetro e il ferro il glowing jar, non so cosa sia, perfetto. Dito nei commenti cosa sia, cos'è. In questo episodio di Eat Fox Grills possiamo notare come un Eat Fox vuole esplorare il mondo degli insetti. Oddio. Ok, andiamo a trovare tutto. Vi do di nuovo a lasciare un bacio a questo video. Ecco un commento. Vi saluto. Ci vediamo nel video di Eat Fox sabato, per il secondo episodio, lì allo studio.